Ciao ragazzi, e considerando che molte persone hanno a loro volta, che io conosco naturalmente, un canale di YouTube, oggi vediamo un po' di parlare come fare un banner per il proprio canale, o quantomeno vedere come sia possibile farlo. Intanto ci sono da scaricare su internet dei template, perché non è tanto semplice riuscire poi a inquadrare un banner per quanto riguarda poi YouTube. Il template è questo qui che vedete, questo grigio, ed è poi suddiviso in varie zone. Come potete vedere qua nella prima zona, adesso io vi farò, taglierò un attimino per farvi capire meglio, è questa zona qui che vado a sottolineare, è la zona centrale, che andremo a vedere da tutti i dispositivi. Poi abbiamo una zona leggermente più. Adesso magari qua viene un pasticcio, però per capirci, laterale, che sarà vista dai tablet, e una zona più grande che sarà vista invece da quelli che guardano il nostro template, il nostro banner da il PC. E poi una zona enorme per quanto riguarda quelli che utilizzeranno invece la televisione. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere il logo al centro del nostro banner. Ora, per capire meglio, vediamo quest'altra area. Infatti, come potete vedere, qua è suddivisa come vi ho spiegato, e quindi il nostro banner, il nostro nome almeno del nostro canale dovrà almeno essere inserito al centro, in modo che lo potranno vedere anche da cellulare e dai principali, da tutti quanti praticamente i vari dispositivi. Allora, adesso ne costruiamo uno nostro. Come prima cosa dovete andare in file e selezionare nuovo immagine. Quindi la nostra immagine sarà di 2560x1440. Ovviamente avrà il colore di sfondo, ok. Ecco qua. A questo punto dobbiamo andare a creare un nuovo livello che, mi raccomando, riempi con la trasparenza. Quindi andate a selezionare qui trasparenza. Ok, e lo trovate qua. A questo punto andiamo qui nello strumento di selezione rettangolare e facciamo un nostro quadrato in questa maniera. Qua possiamo inserire le dimensioni e andranno messo 1546 per qua 423. Quindi si dovrebbe posizionare, dovrebbe essere così. Andiamo a prendere lo strumento della pittura e lo facciamo bianco. Ok. Ora, per togliere tutti i trattini, dobbiamo andare in seleziona niente, così toglie i trattini gialli che erano intorno al nostro rettangolo. Ah, qui dobbiamo andare in livello e mettere ritaglia al contenuto, quindi andrà a dimensionare di nuovo qui la parte bianca, che poi è la nostra parte centrale del nostro banner. Ora andiamo in questi disegnini qua e selezioniamo lo strumento allinea e andiamo a allinearlo al centro. Quindi lo vado a mettere al centro, prima non funzionava, adesso l'ho riselezionato e funziona meglio, e poi al centro. A questo punto avremo una posizione super centrale. Ora torniamo sempre, che stiamo già lavorando sul nostro livello, e andiamo a mettere a fare alfa a selezione, in modo che ancora si va a selezionare. Ora andiamo a inserire le linee verticali qui, andando su immagine, poi la voce guide. E andiamo a inserire nuove guide dalla selezione. Ecco qua che abbiamo creato le nostre guide. Quindi a questo punto andiamo a fare seleziona niente, quindi andiamo a togliere le parti selezionate e possiamo anche andare a eliminare questo livello. Perché tanto abbiamo le righe azzurro che ci fanno vedere dove vanno, dove sono i confini, diciamo così. Quindi possiamo andare a eliminarlo. Elimina livello. Ok, vedete che qua io posso arrivare per tutti i dispositivi fino a questa linea qui blu, e qui ci sarà l'oltre. A questo punto abbiamo anche finito, perché la maggior parte delle persone che ci guarderanno lo guarderanno o da PC
o da tutti gli altri dispositivi. C'è da fare le linee, cioè queste linee azzurre, anche per quanto riguarda il tablet, però non è una cosa del tutto necessaria. Comunque, vediamo come poter farle. Quindi andremo a creare un nuovo livello. Quindi c'è un nuovo livello che sarà sempre le stesse misure e qua dovrà essere trasparente. Ok, e quindi abbiamo qui il nostro nuovo livello. A questo punto andiamo nella selezione rettangolare come abbiamo fatto inizialmente e ci andiamo a fare il nostro rettangolo. Queste dimensioni dovranno essere 1855 per 4,23, perché è sempre uguale a quello di prima. Ecco fatto. Quindi a questo punto lo andiamo a colorare sempre di bianco e facciamo poi seleziona niente. Andiamo sul ritaglia al contenuto come abbiamo fatto precedentemente per l'altro rettangolo. Allora tocca cliccarci in modo che vengano qui nei lati dei quadritini piccolini. Poi dopo utilizziamo questo strumento della allinea e lo andiamo a mettere al centro. Vedete che qua si è creato questo pezzo in più che è quello poi per quanto riguarda i tablet. Ora andiamo sul livello qua, clicchiamo col destro e andiamo alfa e seleziona. Andiamo su immagine, guide, nuova guida da selezione. Ok, vedete che abbiamo formato l'altro. Comunque questo qui è un passaggio diciamo in più che si va a ripetere con quello iniziale del, diciamo l'area principale centrale. Quindi a questo punto abbiamo creato il nostro template dove possiamo andare a lavorare. Ovviamente su internet trovate anche potete scaricare dei template già fatti, ma comunque così magari vi è più chiaro come funziona il discorso del banner di YouTube. Grazie di aver seguito e continuerò poi con questi tutorial in modo che riusciate a farvi un bel canale per quanto riguarda la grafica. Naturalmente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete a questo video un mi piace. Ciao e alla prossima!